scena. Nella sala di un imponente hotel di lusso, di quelli con le pareti ricoperte di mogano e i candelabri di cristallo, una piccola folla spaventata aspetta qualcosa o qualcuno con crescente preoccupazione. A un tratto una porta si spalanca e ne escono tre uomini sgangherati con addosso grossi tutoni grigi e sulle spalle macchinari pieni di cavi che sembrano strani aspirapolvere. Uno di loro ha in mano una scatola nera fumante che brandisce come un trofeo, mentre il suo socio, esultante, esclama: «Venimmo, vedemmo e lo inculammo». Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia dedicato a tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vorremmo vedere domani. Che poi, nella scena originale del Sedgwick Hotel, Bill Murray, nei panni di Peter Venkman, in realtà diceva: «We came, we saw, we kicked its ass», che in inglese suona molto meno greve della traduzione che hanno reso in fase di doppiaggio. Però quanto fa ridere in italiano detta così? Comunque, per i due che non l'avessero riconosciuta, la scena appena descritta viene dritta dritta da Ghostbusters a Chiappa Fantasmi del 1984. Precisamente dal momento in cui i tre ricercatori in parapsicologia, Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler, catturano il loro primo fantasma alla faccia di tutti quelli che avevano riso di loro e dei loro studi sul soprannaturale. Infatti, i tre erano stati espulsi dall'università e avevano dovuto investire fino all'ultimo risparmio per avviare un'attività di acchiappa fantasmi in cui effettivamente solo loro credevano. Personaggi improbabili e anche un po' sfigati, che però sono arsi dal fuoco sacro di una passione comune. Ostinati nelle loro convinzioni. Tanto che arrivano a salvare l'intera città di New York dall'attacco di una pericolosissima divinità sumera. Ma perché vi dico tutto questo? Perché ho pensato che al cinema, ma in realtà anche nella vita, gli eroi si dividono in due tipologie ben distinte. Da una parte ci sono i predestinati, quelli baciati dal talento, quelli che ce l'hanno scritto in fronte e tra le scalfiture dei muscoli addominali che salveranno il mondo e lo faranno senza spettinarsi un solo capello. Penso a gente come il Tom Cruise in Mission Impossible, o lo Schwarzenegger di Terminator, o la Scarlett Johansson di Black Widow, o lo Hugh Jackman di Wolverine. Insomma, avete capito. Quei figoni lì. A questa categoria di semidivinità predestinate si contrappone la categoria degli ostinati, cioè quelli che, nonostante la natura abbia veramente fatto di tutto per convincerli a restare a casa sul divano a mangiare churros e guardare una serie TV, hanno deciso comunque di andare là fuori e compiere missioni coraggiose, al limite della follia. Sono sgobboni, spesso brutti da vedere, sicuramente imprevedibili e scomposti nelle loro azioni, eppure in qualche modo efficaci. Se fossero una squadra di calcio, sarebbero il Leicester di Ranieri, per intenderci. Penso a quegli scappati di casa dei Ghostbusters, o a Frodo del Signore degli Anelli, ma anche alla Ellen Ripley di Sigourney Weaver in Alien. Insomma, per farvi capire, Topolino è un predestinato, Paperino un ostinato, Barack Obama predestinato, Joe Biden ostinato, Leonardo DiCaprio è un predestinato, Dustin Hoffman un ostinato. I Maneskin sono chiaramente dei predestinati, i Jalis degli ostinati. Vabbè, scusate, potrei andare avanti per ore con questi fiumi di parole. Non devo stare neanche a dirvelo che la mia categoria del cuore è quella degli ostinati, giusto? Una delle mie ostinate preferite è in assoluto la Frances McDormand di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che non a caso ha vinto un Oscar per l'interpretazione di Mildred Hayes, una donna che parla come uno scaricatore di porto ed è furiosamente arrabbiata perché nessuno indaga come si dovrebbe sull'omicidio della figlia. Il suo modo di chiedere giustizia è feroce e scomposto e sporco, come potrebbe esserlo solo nella vita vera. Capolavoro. Un altro ostinato molto diverso da lei, che in questi giorni torna al cinema con il quarto episodio della sua saga, ve lo faccio indovinare, sentite qua. Tu mangi quando sei sconvolto. Sconvolto? Non sono sconvolto. Cosa vi fa pensare che sia sconvolto? Allora, perché sei sconvolto? Probabilmente oggi ho fatto più schifo io di chiunque altro nella storia del Kung Fu.
Nella storia della Cina? Nella storia dello schifio? Probabilmente. I cinque? Caspita, dovevate vederli. Mi odiavano una cifra. Una cifra. Come farà Shifo a trasformare me nel guerriero dragone? È proprio lui, Po, di Kung Fu Panda. Salutiamo Fabio Volo che gli ha dato la voce. Po è l'eroe più improbabile che ci sia. E solo grazie alla sua insistenza riesce a trasformarsi nel guerriero dragone. Tra l'altro queste storie ti danno anche un po' di coraggio perché pensi, se lo ha fatto lui, che è così pigro, goffo, sfortunato, è un panda, posso farlo anch'io. Ma mai sottovalutare il panda, eh? Che poi è lo stesso motivo per cui a suo tempo ci siamo trovati tutti a gridare Aiana! Insieme a Rocky Balboa o Libertà! Insieme a William Wallace in Braveheart. Non c'è niente di meglio di una storia di persone insospettabili o inette o svantaggiate che affrontano le loro più grandi paure per ridarci speranza nelle potenzialità dell'uomo. Se dovessi dire la cosa che secondo me più di tutte fino a quando siamo bambini il cinema ci insegna, è il coraggio. Nella vita è praticamente impossibile incontrare esempi di coraggio come quelli che vediamo al cinema. E infatti si dice che qualcosa sembrava la scena di un film proprio quando uno fa un'azione che nella vita sembra kamikaze. Per contraddire tutto quello che ho detto finora, vorrei citare un eroe che è insieme predestinato e ostinato. Ovviamente mi riferisco al bambino che è sopravvissuto, quello che ha quasi sconfitto Voldemort, non grazie a qualità proprie, ma per un atto d'amore della madre che si è sacrificata per salvarlo. Harry Potter! Harry Potter, il bambino che non è particolarmente intelligente, non è particolarmente simpatico, non è particolarmente abile e non è particolarmente bello. Sa solo giocare bene a Quidditch, che è l'equivalente maghese di saper giocare a calcio, una skill che nell'economia della vita di una persona normale, a meno che non diventi David Beckham, non è che proprio ti svolta. Eppure ecco, Harry Potter, nonostante sia abbastanza mediocre, è uno che insiste e ci tiene a far vedere che si applica. Ed è anche coraggioso, c'è da dire, perché fa sempre delle cose decisamente sconsigliabili per un 10, 11, 12, 13 anni e così via. Insomma, si applica talmente tanto e soprattutto è circondato di gente talmente in gamba che alla fine persino Harry Potter riesce a sconfiggere il mago più malvagio di tutti i tempi. Ah, il potere del cinema. Sapete chi è un ostinato con la O maiuscola? Sono io. Io che ogni 15 giorni mi ostino a trascinarvi in questi viaggi surreali, ma pieni d'amore, tra le poltrone del cinema. Ma ostinati siete anche voi che mi seguite e mi date fiducia. Siete le mie Hermione Granger e i miei Ron Weasley. E proprio perché ci siete voi, proprio grazie a voi, io sono sicuro che alla fine, con questa nostra ostinazione collettiva, tutti noi arriveremo a un lieto fine pazzesco, sfavillante, fantasmagorico, proprio come quello del Leicester che vince la Premier League. Sì! Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Cosma Castellucci. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.